Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento sulle evoluzioni del packaging e capire se si tratta di un costo o un'opportunità, un tema che stiamo affrontando per la seconda volta con i nostri partner di SO4 e che questa volta si concentrerà sul tema packaging nell'ambito del mondo carni e dei salumi. Quali sono le nuove tendenze, quali sono le richieste che vengono fatte dai clienti, non solo quelli finali, ma la GDO e gli operatori, del retail, piccolo, grande o medio che siano, e quali sono le proposte innovative che vengono fornite dalle aziende. Quindi non perdiamo tempo perché il tempo è poco e tiranno e comincio subito a presentarvi i miei ospiti e poi partiamo immediatamente con il nostro webinar. Il panel oggi è composto da Paola Pavanini, responsabile sviluppo ed evoluzioni fresche e freschissimi canali Interspar di Aspiag Service Despar Italia, Despar, scusate. Valerio Ortolani, Marketing e Communication Director di SO4. Andrea Laganga, Butcher, Meat Blogger e referente del World Butcher Challenger per l'Italia, e Silvia Ortolani, direttore commerciale di SO4. Con loro approfondiremo tutti i temi di cui vi ho accennato in precedenza e partiamo subito con Paola Pavanini, che ci racconterà il punto di vista di Interspar e di Aspiag nel mondo della gestione del packaging per carni e salumi. Prego Paola. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Sono Paola Pavanini, ho un'esperienza di quasi 30 anni in direzione vendite del gruppo Aspiag, del canale Interspar. Allora, oggi una breve panoramica su quello che ci racconteremo, quindi qualche dato relativamente ai dati di mercato freschi freschissimi di peso variabile. Parleremo di qualità delle materie prime, o meglio, del come garantire la qualità delle materie prime, che sappiamo per la GDO essere un tema molto molto importante. Parleremo di attenzione al consumatore, ovvero del cos'è l'attenzione al consumatore, come garantire attenzione al consumatore e soprattutto come conquistare la fiducia del consumatore, quali sono i mezzi per conquistare la fiducia del consumatore. Guardiamo qualche dato, questa è fonte Circana, sono dati a livello nazionale progressivi al 27 agosto di quest'anno, dove vediamo come i prodotti a peso variabile, quindi il cosiddetto prodotto fresco, non prodotto dell'industria, cresce sia a valore a rete corrente che a parità di negozi, cresce a valore ma è supportato anche dalla crescita a volume. Anche il trend a volume registra un dato positivo, seppure notiamo quanto il gap tra valore e volume sia decisamente importante, sicuramente questo inficiato da quella che è stata la pressione dell'inflazione nei primi 8 mesi dell'anno. Vediamo anche poi come i reparti freschissimi, quindi sempre la componente a peso variabile, continui ad essere sostenuta sia nel valore che nel volume. Questo significa cosa? Significa che nonostante negli anni della pandemia, nel post-pandemia, abbiamo purtroppo registrato un allontanamento dei nostri clienti rispetto a quelli che erano i banchi serviti. Il cliente ha comprato sicuramente molto più prodotto confezionato, molto più prodotto dell'industria, perché per diffidenza, per tempo, perché sappiamo tutti come in quegli anni il tempo anche dedicato a fare la spesa poteva ed è sicuramente stato ridotto. Quindi abbiamo assistito e siamo stati noi stessi colpiti da un cosa? Da
probabilmente un cambio forzato delle nostre abitudini. Un cambio però che abbiamo visto essere nell'ultimo periodo, nel post pandemia, aver ripreso, ecco, quelli che erano i trend del pre-pandemia, quindi il piacere dell'essere servito all'interno del punto vendita da parte del cliente. Chiaro però che quello che deve essere sempre garantito, come abbiamo già detto, deve essere la qualità. La qualità perché conquista la fiducia del consumatore. La fiducia è un qualcosa che va conquistato, soprattutto non deve essere tradito. Sì, ma come facciamo a non tradire la fiducia del consumatore? Dobbiamo conoscere quello che vendiamo. A volte non basta conoscerlo, va raccontato perché questo porta il nostro cliente sicuramente all'avvicinamento dei nostri banchi serviti. Scusatemi, aggiusto la telecamera perché mi sono accorta essere abbastanza coperta. Il cliente va coccolato, va seguito, va consigliato. Perché questo differenzia un punto vendita dall'altro, questo crea fidelizzazione, crea differenziazione da un punto vendita all'altro, da un'insegna all'altra e la differenziazione crea fidelizzazione. L'acquisto deve diventare un'esperienza, la comunicazione sicuramente che avvicina, la comunicazione da parte degli addetti di punto vendita che avvicina i clienti ai banchi serviti è sicuramente una parte fondamentale. La stessa comunicazione che noi oggi mettiamo nei nostri volantini, perché vediamo sempre, sicuramente il volantino è ancora il mezzo di comunicazione più diretto delle attività che le scelte commerciali che un'insegna fa. E che arriva nelle case di molti ipotetici clienti. Ecco, anche quella comunicazione che noi riusciamo ad inserire all'interno del volantino, che non è sempre solo strettamente collegata a quello che è un prezzo promozionale. Nielsen, in una recente indagine di mercato, ci ha proprio fatto vedere come la comunicazione all'interno del punto vendita, ripeto, non strettamente legata ad un prezzo promozionale, aumenti le vendite di quel prodotto. Quindi parliamo di qualità, parliamo di fidelizzazione, parliamo di garanzia, di freschezza nei confronti del nostro consumatore. Quindi comunicazione è anche la comunicazione che noi facciamo con i nostri materiali di confezionamento. Anche questa è una forma di comunicazione nei confronti del nostro consumatore. Sicuramente una scelta qualitativa legata a quello che è l'incarto dei nostri punti vendita, una scelta qualitativa volta a garantire la corretta conservazione del prodotto, quindi a garantire quella che è la qualità in punto vendita anche nelle nostre case, è sicuramente uno dei criteri principali di scelta del cosa e come confezionare il nostro prodotto fresco. Una confezione che può mantenere, ma anche garantire nella sua totalità di durata la qualità del nostro prodotto. Sempre di più però parliamo anche di sostenibilità, quindi sicuramente questo materiale di confezionamento deve essere sostenibile, deve essere un materiale di confezionamento che magari anche a casa io ho la possibilità di riutilizzare. Devono essere materiali oggi sempre di più facili da differenziare a casa. Devono essere materiali che danno visibilità al mio prodotto. Imballi trasparenti, siano essi confezioni di plastica quali noi utilizziamo nei nostri punti vendita, pellicole trasparenti che comunque continuano a far vedere quello che il cliente sta acquistando, perché quando parliamo di peso variabile,
di prodotto confezionato dall'industria, ma lo stesso prodotto confezionato in punto vendita, un prodotto freschissimo che il consumatore sceglie. Scusate, ho rallentato. Quindi tutto questo porta a quello che abbiamo detto prima, porta all'attenzione al nostro consumatore. Grazie. Grazie, sì, grazie Paola, scusami il lapsus, per averci fatto questa panoramica di quelle che sono le esigenze del consumatore e di quale packaging deve essere creato perché il consumatore abbia rassicurazione e sia sempre più fidelizzato. Prima di passare la parola a, la parola a Valeria, volevo fare una piccola precisazione di servizio, che chi avesse intenzione di fare delle domande lo può fare e le domande verranno raccolte e fatte alla fine di tutti gli interventi. Per cui se ci sono delle richieste, attraverso la nostra chat noi vediamo le domande e ne sceglieremo alcune di quelle che ci faremo. Parola quindi adesso a Valeria Ortolani, Marketing e Communication Director di SO4, che ci racconterà il packaging customer oriented. Prego Valeria. Buongiorno a tutti e appunto a me l'onore è quello di parlare, di far capire come si può ottenere un packaging orientato al consumatore. Mi aggancio in realtà a quello che Paola ha già introdotto, nel senso che lei ha raccontato cosa vuol dire per loro avere un packaging che sia attento al consumatore. Ma prima di quello parto da una base di partenza che dovrebbe essere qualcosa di cui non far cenno, però in realtà secondo me è importante farlo. Nel senso che un packaging orientato al cliente deve rispondere innanzitutto a dei bisogni fondamentali, che sono sostanzialmente quelli di aiutarlo a trasportare i prodotti in sicurezza, di facilitare la conservazione e congelazione del prodotto e anche appunto di semplificare la raccolta differenziata. Dovrebbero essere tre elementi scontati in un packaging, in realtà molto spesso non ci sono in maniera effettivamente completa. Basti pensare, per esempio, vado in un settore diverso, ma quando acquisto, non so, un prodotto da forno piuttosto che una brioche e arrivo a casa, il sacchettino all'alone di olio e magari mi sporca. Quindi stiamo parlando di un packaging che non riesce ad assolvere in maniera piena il trasporto, l'esigenza di trasportare il prodotto. Oppure quando acquisto un prodotto che non posso consumare o comunque non riesco a consumare tutto in una volta e invece di poterlo inserire in frigo o in freezer con il packaging che ho acquistato, devo andare a prendere e utilizzare una pellicola o un altro sacchetto, comunque procurarmi un altro packaging per poterlo andare a conservare. E infine il grande tema della raccolta differenziata, che effettivamente ancora per molti prodotti diventa veramente qualcosa di molto complesso. Ancora oggi ci sono prodotti che ci si chiede e quindi che faccio? Quindi diciamo che già sarebbe importante che tutti i packaging riuscissero a rispondere a queste esigenze. Ma in realtà c'è ancora di più. Teniamo presente che in questo momento siamo in un momento storico in cui si registra una grandissima infedeltà al brand da parte dei consumatori. Quindi i consumatori stanno iniziando a cambiare marca, a cambiare supermercato, ma continuano a dichiarare di essere molto attenti agli aspetti legati alla sostenibilità e alla qualità. E in un momento così complesso per i brand, il packaging può essere veramente un alleato per fare la differenza. E anche qui vado un po' più nel dettaglio, perché se andiamo a scegliere un packaging in maniera corretta, questo può aiutare la marca a rafforzare il proprio posizionamento. E poi vediamo un attimo.
parlare, lo diceva anche prima Paola, il packaging comunica, quindi mi permette di aprire un filo diretto con i miei consumatori. Migliora, altro aspetto molto importante, che migliora l'esperienza della degustazione del cibo. Quindi entra proprio in gioco in realtà nell'esperienza che il consumatore si farà assaggiando quell'alimento. E infine può anche offrire dei servizi inattesi creando quel cosiddetto effetto wow che a noi marchettari piace tanto. Ma andiamo nel dettaglio. Parlando invece di posizionamento, per esempio, di brand. Allora, noi sappiamo che ogni brand sceglie la propria, si dice unique sell proposition, comunque il proprio perché deve essere scelto dai propri consumatori. E possono essere tanti, abbiamo quelli che scelgono di valorizzare il servizio, i brand che puntano più sulla sostenibilità, qui sul rapporto qualità-prezzo, chi perché ha molti prodotti locali artigianali, chi ha i prodotti premium veramente importanti e così via. Ma la cosa fondamentale è che i consumatori non basta, non ci percepiranno un brand sostenibile oppure attento al rapporto qualità-prezzo e così via perché glielo raccontiamo. Saranno le scelte che noi facciamo che in maniera totalmente inconsapevole arrivano a portare il messaggio che noi vogliamo che arrivi. E quindi tra queste scelte ovviamente il packaging è importante. E qui vi faccio vedere degli esempi. Ovviamente userò dei prodotti di S4, uso Salva Freschezza di Abril, il prodotto è sempre lo stesso. Proprio faccio vedere cosa succede semplicemente cambiando il supporto. Quindi, semplicemente prendendo lo stesso prodotto in versione, per esempio, se scelgo la versione craft nero, ovviamente il percepito sarà di un prodotto più elegante, premium, un prodotto di fascia alta. Mentre se vado a scegliere un packaging con un supporto Avana, a quel punto vado a valorizzare più gli aspetti di sostenibilità, di prodotti artigianali, di prodotti a chilometro zero, quindi vado su altre leve. Quindi stesso prodotto, solo iniziando a scegliere se lo voglio nero, bianco o Avana, cambio già il messaggio che supporta. Ma facendo ancora un passo più avanti, è fondamentale anche il metodo di confezionamento. Quindi di fatto la forma un po' del prodotto. Anche qui metto a confronto due delle possibilità che ci sono, ovviamente le estreme. Perché abbiamo a destra il rotolino. Il rotolino è il classico rotolino che si utilizzava moltissimi anni fa, ma ancora oggi in alcuni gruppi. Ovviamente chi fa questa scelta vuole puntare sul concetto di tradizionalità. Viceversa, chi invece sceglie di fare un metodo di confezionamento più completo, quindi consegno un sacchetto salva freschezza con all'interno un incarto piegato a metà, sto dicendo che valorizzo per esempio il servizio, perché ti do un sacchettino sul quale tu puoi per esempio riconfezionare l'alimento o anche altri alimenti, ti sto dando un prodotto steso rispetto all'ortolino, quindi comunico qualcosa di differente. Quindi è importante anche scegliere il metodo sulla base di ciò che vogliamo comunicare. Ma facendo un passo ancora avanti, arriviamo invece alla parte, a tutto quello che è il vestito, perché appunto il packaging ha il potere di parlare, di comunicare. Molto spesso, soprattutto all'interno della GDO, oggi il packaging di fatto riporta solo il brand, solo riporta il brand. Quindi si sceglie di andare a comunicare quello. Però in realtà il packaging può essere veramente utilizzato in maniera molto più profonda. Basti pensare una cosa. E esco un po' dal mondo del packaging del supermercato, ma è importante capire questo aspetto. Oggi il consumatore è veramente bersagliato a livello pubblicitario. È talmente bersagliato che di fatto il risultato è che molto spesso è sovrastimolato e quindi tutte le pubblicità non riescono in realtà ad arrivare. Si dice anche che oggi il consumatore abbia, non il consumatore, tutti quanti, abbiamo una soglia di attenzione che si aggira intorno ai 4 secondi, quindi veramente non siamo in grado di percepire molte cose. E quindi succede che tutti i media tradizionali oggi per avere un risultato importante richiedono grandissimi investimenti, peraltro con un ritorno dell'investimento molto più basso rispetto al passato. In quest'ambito cosa succede? Che il packaging viene sempre più utilizzato come campagna pubblicitaria, come mezzo pubblicitario dalle grandi industrie.
Questo perché ovviamente intanto il packaging arriva veramente a tappeto in mano ai consumatori, si possono anche fare delle operazioni di geolocalizzazione, ma soprattutto veramente riesce ad arrivare in maniera capillare in mano a tutti. E a differenza della TV, non si può girare canale, come non si può cambiare pagina. Il packaging il consumatore se lo trova in mano e quindi se il messaggio stampato è fatto correttamente, il prodotto è corretto, può veramente far arrivare il nostro messaggio laddove deve arrivare. Altro aspetto importante è che una famiglia italiana apre il frigorifero fino a 70 volte al giorno. Ciò vuol dire che potenzialmente il mio messaggio può essere visto 70 volte al giorno. Quindi, più scegliamo un packaging ovviamente salva freschezza, più esso rimarrà all'interno del frigo del consumatore, quindi più questa esposizione durerà nel tempo. E quindi è veramente il packaging un veicolo fortissimo a livello pubblicitario. E racconto sempre a provocazione questa cosa perché? Perché qualche anno fa noi abbiamo fatto una campagna insieme a Prada. Quindi, stiamo parlando di una casa di moda che non vende alimenti, ovviamente, che decide di fare una campagna chiamata Feel Like Prada e stampa sui sacchetti alimentari tutte le texture della nuova collezione, che poi va a distribuire in tutto il mondo all'interno di panifici e pasticcerie e negozi alimentari in genere. Questa campagna è stata potentissima, nel senso che ha avuto veramente una visibilità notevole, è diventata virale. Ha anche portato lato loro la presenza di moltissimi influencer che gratuitamente hanno postato, perché ovviamente trovarsi a far colazione col sacchettino di Prada chiama, voglio dire, la foto sui social piuttosto che il commento, e quindi ha avuto un successo importante. Quindi parlo di Prada perché? Perché invece, nel mondo della GDO e quant'altro, il packaging non è un veicolo pubblicitario, è qualcosa che avete in mano. Ce l'avete, lo dovete avere perché serve per trasportare gli alimenti. È importante però quindi rendersi conto che sia in mano uno strumento potentissimo che può diventare non più costo, ma veicolo pubblicitario del brand. E quindi può essere arricchito di tantissimi contenuti, sia fisici stampati che tramite i supporti digitali, quindi posso andare a inserire banalmente ricette e consigli utili. Posso, prima Paola parlava del volantino, beh, perché non inserire un collegamento del volantino all'interno del packaging? Oppure molte insegne portano il contenuto del volantino all'interno degli eliminacode nei punti vendita, quindi hanno diciamo degli spot volantino. Bene, anche quegli spot possono essere ospitati in realtà all'interno del packaging. Così come posso inserire degli approfondimenti video, posso inserire collegamenti all'app o posso far iniziare delle campagne di gaming che in questo momento sono molto apprezzate soprattutto dai consumatori più giovani e che vanno a creare quell'interazione, quella raccolta di informazioni che è veramente preziosa per il mondo del brand. Quindi insomma il packaging non deve essere solo quel sacchetto in cui ci stampo il mio marchio. Ma se studiato in maniera corretta può veramente portare tantissimi, tantissimi benefici. E in ultimo, quindi ovviamente le esortazioni a rendere il vostro packaging la vostra pubblicità. Infine, l'ultimo aspetto riguarda l'esperienza del gusto, perché l'alimento è uno di quei prodotti che si gusta prima che con il palato, con tutti gli altri sensi. Perché io prima appunto vedo il prodotto, vedo l'alimento, ne sento il profumo e solo alla fine lo vado ad assaggiare. Ed è importante curare tutta questa fase, perché non so se vi è mai capitato di aprire un sacchetto e sentire un odore sgradevole. Ora, all'interno può anche esserci un alimento buonissimo, però diciamo che parte un po' svantaggiato. Per cui fare in modo che il consumatore veramente viva a pieno tutto quanto l'esperienza porta come risultato ad avere una valutazione migliore dell'alimento che ha contenuto, che poi è l'alimento che il brand decide di promuovere. Vi faccio vedere a tal proposito un velocissimo spot.
Allora, in questo spot parlavamo di dopamina. Ora, ahimè, non ho il tempo di raccontare tutto il mondo della dopamina e delle neuroscienze, però, quindi, se ci sono collegati esperti, mi scuseranno se sarò così, se, vado a semplificare un tema così complesso. Però la cosa importante è che questa dopamina, di cui si sente molto spesso parlare, è un neurotrasmettitore importantissimo per la vendita, perché fondamentalmente quando riusciamo ad attivarla, riusciamo a invogliare le persone ad acquistare o comunque a fare qualcosa. E la dopamina si attiva in una maniera molto semplice, che è quella di far vedere al consumatore, anticipare una ricompensa. Che se parlo di alimenti, la ricompensa è fargli intuire che sta per assaggiare un alimento veramente buono, che sta per assaggiare un gusto particolare. E quindi tutto ciò che riguarda il mondo visivo e l'esperienza tattile, tutta l'esperienza appunto che è legata al packaging, che è quello che si vede prima, quello che si utilizza prima dell'alimento, diventa fondamentale proprio per attivare questa benedetta dopamina che vi posso garantire che fa la differenza. E quindi in realtà io sono arrivata alla fine. La mia veramente, se il tema del webinar è trasformare il packaging da mero costo ad opportunità, veramente pensateci, cioè il packaging non è un costo, ma è un alleato per la marca che deve essere veramente sfruttato al massimo e i risultati si possono vedere veramente in pochissimo tempo. Ho Grazie finito. mille Valeria, grazie mille. Adesso, come dire, tutti sulla dopamina, mi sembrava che bastassero le endorfine del cioccolato per essere contenti, adesso invece abbiamo anche la dopamina. Benissimo, in quei 7 secondi che mi hanno impressionato, di no, 4 secondi di attenzione, ragazzi, è veramente molto duro. Allora, beh, grazie di questa carrellata, domande te le teniamo alla fine perché ci hai dato, come dire, tanti Sono spunti. qui. Perfetto. Invece adesso ci occupiamo di nuovo di retail e consumatori sostanzialmente e sentiamo l'esperienza di Andrea Laganga, ripeto, butcher, meat blogger, referente World Butcher Challenger per l'Italia, che ci racconterà invece, da esperto quale è, cosa vuol dire avere un packaging, diciamo, evoluto per il banco servito in un ambito, diciamo, anche complicato come quello della carne, che, diciamo, soffre di alti e bassi piuttosto facilmente. Prego, Andrea. Innanzitutto, buon pomeriggio a tutti, grazie di avermi interpellato. Parlare dopo Valeria sicuramente è difficilissimo perché in pochi minuti ci ha fatto una carrellata a 360 gradi, andando proprio a colpire tutti i punti salienti sulla tematica del packaging. Ora, il mio contributo sicuramente cambia il punto di vista del packaging. Io ve lo racconto direttamente dalla trincea di vendita. Qui sono soprattutto come tutti mi chiamano butcher, ma io sono un macellaio, ovvero quello che sta davanti al cliente finale, quindi quello che seleziona il prodotto e quello che poi si interfaccia con il cliente finale prima di durante l'acquisto. Quindi la mia esperienza oggi vi vuole andare a concentrare proprio il punto di vista da chi deve andare poi a proporre e vendere il prodotto. Abbiamo già detto il titolo sulla tematica di oggi. Voglio partire da una domanda: se dico packaging, cos'è per me il packaging? Cosa deve essere il packaging? L'abbiamo già detto, ma lo voglio sottolineare. Il packaging deve essere il vestito perfetto del nostro prodotto. Perché? Perché è inutile che io vada a produrre se sono un produttore, selezionare, scegliere se sono un venditore un prodotto di altissima qualità, di ecosostenibilità che racconti tutto quanto e poi non lo posso proporre nel giusto modo. Cioè, il lavoro, diciamo, la catena rimane ferma a metà. Io non posso andare oltre e andare a dare quel
quella cosa in più al cliente finale che l'andrà ad acquistare. Il packaging sicuramente è cambiato negli anni. Oggi deve accontentare il cliente, ma più che accontentare deve andare a rispondere a delle esigenze del cliente finale durante l'acquisto. Naturalmente, parlando di confezione, deve informare, deve, in quei famosi 4 secondi d'attenzione, deve fare tantissime cose. Deve informare, deve dare informazione al cliente e deve essere il migliore. Cosa significa un packaging deve essere il migliore? Beh, pensate in uno scaffale, la concorrenza dello stesso prodotto che in 4 secondi deve dire tutto. Ecco, in quel momento deve essere il migliore. Però questo è quello che succede nello scaffale. Se vogliamo invece andare a parlare nel nostro banco servito, che un po' è il mio pane quotidiano, ecco, quel packaging deve essere il valore aggiunto sempre della nostra catena, che abbiamo fatto sì che quel prodotto sia sul nostro banco, perché sappiamo che se qualcosa non ci piace già è difficile venderlo. Quindi noi fino ad oggi abbiamo scelto il meglio e siamo nel momento di venderlo. Ecco, il packaging serve a dare il valore aggiunto in quel prodotto. Qual è le prime cose che ci fanno sì che quel prodotto sia venduto? Mettiamo un prodotto sconosciuto in mezzo a una marea di prodotti. Sono gli occhi, quindi il senso degli occhi ci fa capire quale potrebbe essere il nostro prodotto da acquistare. Per il gusto, perché già io vedendolo, l'operatore ce lo racconta, posso già percepire quale sarà il gusto di quel prodotto. E poi sicuramente per la praticità, uno degli elementi che viene richiesto durante l'acquisto. Come vedete, due di questi tre punti, l'occhio e la praticità, riguardano il packaging. Solo dopo andiamo a quello che rappresenta il gusto e tutti gli altri fattori. Quindi oggi io velocemente vi voglio lanciare là degli input, ovvero quali sono i 4 trend da seguire per scegliere il nostro, perché io mi ci metto in prima persona, packaging da utilizzare nelle nostre punti vendita. Prima di tutto non ci possiamo dimenticare dell'attenzione all'ambiente. Già anche Silvia, no, dopo Silvia dirà, ora ho fatto una piccola gaffe, però parleremo di questo importantissimo aspetto, che è l'ambiente, l'ecosostenibilità, è un fattore determinante per la scelta e l'acquisto. Voi, per chi veramente crede nel fattore dell'ambiente, però non facciamo solamente moralisti, dobbiamo guardare anche a quelli che non gliene importa niente dell'ambiente, però hanno un problema. E questo dove lo butto? Perché ora siamo tutti con i cassonetti intelligenti, raccolta differenziata obbligatoria, multe salate, e ci ritroviamo in casa invasi da imballaggi spesso inutili. Per un piccolo vendita mi ritrovo a scartare, spellicolare, questo lo butto a destra, questo lo butto a sinistra, oddio, i figlioli che a scuola li fanno tutti i corsi sull'ecosostenibilità, dice no babbo, questo va buttato di qua, mamma questo buttato. Quindi non complichiamo l'acquirente in cose inutili. L'ambiente per me è un fattore importantissimo, sono uno perché crede nella salvaguardia dell'ambiente, quindi per me è un fattore che l'ho voluto mettere apposta come in prima posizione. C'è anche che non le importa, però noi dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente e quindi far di tutto che sia la prima scelta. Quindi eliminare la plastica sicuramente è uno dei primi azioni da andare a determinare, utilizzare più carta e cartoncino. Però questo non vuol dire che la plastica non va usata, perché dove ce n'è bisogno, per forza di cose dobbiamo utilizzare la plastica. Però cerchiamo laddove ci sono delle ottime alternative, o soprattutto
delle alternative che possano migliorare l'utilizzo della plastica, cerchiamo di eliminarla. C'era una pubblicità fantastica che girava negli anni 90, ce lo ripongo nella vaschetta, vi ricordate il salumiere che affettava il prosciutto cotto e al cliente diceva ce lo ripongo nella vaschetta? Beh, quelle vaschette, basta, è finita all'epoca della vaschetta salva freschezza di plastica che per un etto di prosciutto magari tagliamo mezzo albero, basta usare queste vaschette che poi vanno nemmeno riutilizzate, vengono buttate perché in casa poi vanno nel dimenticatoio, quindi basta vaschette. Questo è un messaggio che vi dice il Butcher. Andiamo con il secondo trend da seguire nella scelta del packaging, la personalizzazione. Naturalmente, come diceva Valeria, il nostro packaging deve essere un veicolo di pubblicità. Da sempre il packaging è stato visto come solamente l'identità del prodotto, no? Quindi ogni ditta metteva il suo bel faccione, per non dire il proprio brand, applicato solamente nella confezione. Ad oggi il cliente si aspetta di più, si aspetta molto di più dal packaging. Come dicevo, il packaging deve raccontare, deve rendere il consumatore partecipe, deve fidelizzare, far sì che io voglio solo quel prodotto di quel brand, altrimenti vuol dire che il messaggio non arriva. Poi possiamo usare il packaging, la personalizzazione del packaging, anche per altri scopi a fine sempre commerciale, per dare delle info, delle ricette video. Ormai ci sono i QR code in cui possiamo veramente utilizzarli in tantissimi modi, come schede tecniche, infoprodotti, fare delle ricerche di mercato, far sì che il cliente ci lasci un cliente ci lasci il suo feedback di quel prodotto, magari con un codice sconto che è al prossimo acquisto. Insomma, di cose veramente da poter inserire nella personalizzazione e far sì che il cliente diventi, passatemi il termine, dipendente da quel prodotto. Veramente ci sono tanti tanti modi, a costo zero, perché il packaging lo devo fare. Il trend sicuramente, uno del trend è la minimalizzazione del packaging. Come dicevo, devono essere meno incarti, meno difficoltà. Prima c'erano delle vaschette termosaldate che per forza di cose io avevo bisogno di un coltello per andarlo a aprire, perché non si aprivano in modo rapido e veloce. Immaginatevi ad una persona che acquista del prosciutto, dei latticini, che deve andare sulla panchina fuori sotto al sole perché è una bella giornata, però non ha un coltello e quindi non può consumare il suo pasto sotto al sole. Beh, se è difficile da utilizzare, sicuramente io non lo andrò a scegliere nel banco frigo. Sceglierò un prodotto che dico, bah, compro questo prodotto, lo posso, appena esco di qui, lo posso consumare in modo rapido e veloce. Quindi sicuramente la minimalizzazione del prodotto e la facilità di utilizzo del prodotto è un fattore molto, molto determinante. Poi ci siamo un po' abituati anche con consegne a domicilio, il poco tempo, i pranzi veloci, magari in ufficio. Ecco, queste sono tutte informazioni a cui oggi noi venditori dobbiamo tenere conto. Andiamo all'ultimo punto, la digitalizzazione del prodotto. L'abbiamo un po' già accennato, però pensiamo a tutti che noi ad oggi non abbiamo più la mano destra e la mano sinistra, ma abbiamo anche la terza mano, ed è questo benedetto smartphone che ormai anche mentre mangiamo, con una mano mangiamo e con quell'altra spippoliamo su il web. Quindi è un bene, è un male, questo non sta a me dirlo, però il fatto quotidiano, la realtà
del mondo di oggi che facciamo di tutto tramite lo smartphone. Quindi noi non possiamo perderci un treno del genere. Abbiamo questa opportunità, o più che opportunità, il mercato oggi passa dallo smartphone. Noi non possiamo rimanere fuori da questa epoca, la voglio chiamare così. Quindi anche il venditore, il salumiere, il macellaio, mestieri antichi devono fare conti con il mondo virtuale. Quindi qui c'è il mondo del QR code, NFC, realtà aumentata, tutte quelle accessibilità social, multimediali, che attraverso il packaging possiamo far accedere il cliente finale e farli magari conoscere e mandargli dei messaggi direttamente dal produttore o in questo caso dal venditore di quel determinato prodotto, come semplicemente tornando al nostro packaging. Quindi pensate questo packaging quante cose riesce a fare. La più importante è quella di creare un cliente fidelizzato, che sia il brand vendita, che sia il brand produttore, ma la parola fidelizzato oggi passa tramite questi trend. Per chi è felice, per chi non è felice, fatevi una ragione, questo è il mondo di oggi e noi dobbiamo galopparlo. Quindi una confezione errata è una vendita persa. Non c'è niente da fare. Se io tutte queste informazioni fino ad ora non ne tengo conto, ma basta una, basta topparne una veramente, io ho una vendita in meno di quel prodotto. Ti spiego il perché. Vi voglio raccontare proprio 30 secondi il dilemma della pizza. E questa è una storia di vita vissuta sulla mia gioventù scolastica. Vedete questa foto? Questa è la foto di un packaging nonto, di più. Quando andavamo a scuola, noi qui a Grosseto, c'era un forno nominato l'Unto, ma faceva una pizza buona, 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 buona. Il problema era che molto spesso dovevamo dire no, non la compro, perché era impossibile mangiarla, era impossibile metterlo nello zaino insieme ai libri, perché mettevi la pizza unta con questo packaging untissimo, tiravi fuori i libri di matematica che non si leggevano più proprio perché si impregnavano di unto. Questo è una semplice, ma come la pizza, tutto, il bombolone, veramente nelle epoche anni 90, non è che voglio andare troppo indietro, questo era il problema di una disconoscenza forse, però come si diceva, si è sempre fatto così, ma io non ci sto nemmeno a guardare, se la vuoi è così e se no non te la compri. E infatti tante vendite sicuramente l'hanno perse, perché dal nostro amico Unto, perché poi ti prendi anche soprannomi, veniva meno l'acquisto della buona pizza. Quindi la pizza era buona, ma la vendita persa proprio perché era difficile andarla ad acquistare. Le domande le passiamo a dopo. Io vi ringrazio e spero che la mia testimonianza dalla trincea vendita sia stata esaustiva. Grazie. Grazie Andrea, molto interessante. L'unto c'è ancora? Non ho capito se il negozio c'è ancora. Ancora, ma ha cambiato packaging. No, ha cambiato packaging. Insomma, vedi che a furia di dirlo. Sempre la solita pizza con i soliti ingredienti, ma ha cambiato il packaging. L'evoluzione è stata solamente nel packaging. Perfetto, benissimo. Allora, oltre al packaging, abbiamo imparato oggi dopamina, eppure io che non sapevo, spippoliamo sul telefono. Mi sullo smartphone. Ecco, perfetto. Quindi da ora in poi si spippola e via.
Cara Silvia, è il tuo momento per raccontarci quali sono le soluzioni, diciamo, innovative e sostenibili, perché, come dire, già Andrea ha fatto, come dire, ha svelato, ma, come dire, noi sappiamo che il tema è importante su quello che sono i nuovi packaging. Prego, Silvia. Buon pomeriggio a tutti e ringrazio chi mi ha preceduto perché ha dato un panorama molto ampio. Adesso, dopo i 4 secondi che ci ha detto Valeria, la presentazione di Andrea, tenere alta l'attenzione non sarà facilissimo, ma ci provo. In tutto questo, il consumatore quanto è realmente consapevole del ruolo che il packaging ha? Una volta si diceva che il packaging, che il consumatore era un po' miope, assente. Noi riteniamo che oggi invece il consumatore voglia essere ben informato. Se guardiamo questi brevi dati che abbiamo raccolto, che oltre il 96% ritiene che lo spreco alimentare sia importantissimo e sia un dato importante da risolvere e il packaging sia determinante per questo ruolo. L'81% vuole che il packaging non sia un semplice contenitore, ma un salvafreschezza. Oltre il 60% è disposto a pagare di più per un packaging salvafreschezza. E credo che sia un dato importante anche visto il periodo in cui siamo e dagli anni appena trascorsi, e che è disposto a impegnarsi per separare le varie componenti. Molto importante perché prima si parlava di carta, ok, e di plastica. Non dobbiamo assolutamente demonizzare la plastica perché per alcuni prodotti il salvafreschezza esiste se ci sono due prodotti insieme. Lo vedremo dopo nelle slide che seguiranno. Quindi, per scegliere un giusto packaging, che cosa bisogna tener conto? Allora, deve dare una sicurezza alimentare all'alimento che noi andremo ad avvolgere, perché a seconda dell'alimento ci sarà un packaging da utilizzare. La sostenibilità fondamentale, come chi mi ha preceduto appunto ha affrontato, e una conservazione nel tempo, quando io porto a casa, lo voglio anche poi gustare come acquistato, magari dopo 2 o 3 giorni, ma deve dare dei servizi aggiuntivi, non deve essere un semplice contenitore. Ecco, io ci tengo anche un po' a precisare che in SO4 ogni packaging è controllato, certificato, ci sono tutte le dichiarazioni. Da tanti anni inoltre lavoriamo con l'Unicam, con l'Università di Camerino, con cui facciamo prove di shelf life con i nostri prodotti, perché anche in SO4 abbiamo prodotti salvafreschezza, il nostro Ideabril per esempio, ma produciamo anche accoppiati normali. Se noi andiamo a vedere che il pH della carne dopo 7 giorni confrontando il medesimo alimento confezionato in un salvafreschezza Ideabril in un accoppiato non si muove per 7 giorni, è un dato veramente molto molto importante perché sappiamo benissimo che il pericolo è determinato da batteri in colori, in sapori, in odore. Questo è un problema da tenere ben presente. Poi, se parliamo ad esempio anche di ammine biogene, vediamo questo grafico dove dopo 7 giorni si sviluppano molto meno in un prodotto salvafreschezza rispetto a un poliaccoppiato. Ovviamente ci sono tantissimi studi fatti a disposizione dopo degli uffici qualità del nostro cliente o del potenziale cliente. Prima Valeria mi sembra abbia fatto un paragone su due tipi di confezionamento. È chiaro che noi cerchiamo di proporre qual è la soluzione migliore oggi, però dopo lasciamo scegliere al nostro consumatore, al nostro cliente. Nella prima foto noi vediamo quello che è l'ottimale, no? Il metodo ottimale. Perché? Perché mi permette proprio di dare un vassoio. Il prodotto
e se noi parliamo per esempio di affettato, piegando in due semplicemente non si rovina. Io lo porto a casa, lo apro direttamente, lo metto su un piatto, su un tagliere. Qui entra in gioco anche un'altra bella opportunità, che è quella: non sporco il piatto, non sporco il tagliere, perché posso utilizzare il mio foglio. E il sacchetto, così facendo, rimane pulito. Posso utilizzare più volte il sacchetto esterno. Ecco che ritorna la possibilità di far utilizzare, appunto, di riutilizzare per più volte il sacchetto anche per altri alimenti, ricordando magari che c'è il nostro brand, quindi la comunicazione che continua a vedersi e a essere portata avanti. Gli altri sistemi di metodo di confezionamento vengono ancora utilizzati, e appunto è una scelta del nostro dettagliante del supermercato. Noi puntiamo e consigliamo sempre di andare appunto nel metodo più innovativo. Altro prodotto, prima abbiamo visto il salvafreschezza, che appunto è un prodotto ideale per i salumi e per i fettati. Per la carne si parla di imprigiona a gusto. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto? Essendo un sacchetto termosaldato, ha una tenuta maggiore. È realizzato con formati diversi a seconda del contenuto. Per esempio, se parliamo di carne, una bella costata con osso, noi possiamo riporla su un imprigiona a gusto direttamente. Ecco perché, cosa importante, tutti i nostri packaging sono per alimenti a contatto diretto. Anche questa è una cosa da non sottovalutare, perché il consumatore non può sapere se sono per alimenti di secondo involto o diretti. Quindi tutti i nostri prodotti invece sono a contatto diretto, per alimenti a contatto diretto. Altra nota fondamentale: se io acquisto del prodotto e lo ripongo in freezer, quando lo decongelo, su questi prodotti, con questi prodotti non rimane mai attaccato il pezzettino di carta, perché sono ideali per utilizzare il packaging sia in frigo che in freezer. Anche qui il consumatore, il dettagliante, può scegliere se un craft esterno bianco o avana, dipende dal messaggio che vuole comunicare. Nota importante: questi prodotti devono essere sempre in prigione a gusto separati per la raccolta differenziata, mentre il salvafreschezza può essere riciclato totalmente e per intero nella carta. Prima Andrea parlava, e anche Paola, di prodotti che si devono vedere, prodotti che il consumatore sceglie vedendo appunto il prodotto, perché anche nel banco assistito si preparano magari dei pronto cuoci, dei pronto cuoci veloci, freschi, e utilizzando uno scoprigusti di Abril abbiamo il vantaggio comunque di un salvafreschezza, ma la possibilità di vedere il prodotto all'interno. Ecco, se voi notate, le finestre che ci sono su questi sacchetti non sono grandissimi, perché abbiamo realizzato in ogni formato il massimo della larghezza che si poteva fare per poter riciclare nella carta questo prodotto. Tutti questi, diciamo, questi formati sono ben specificati e il riciclo è stato realizzato con Aticelca. Prima abbiamo visto formati di carta, fogli di vari formati, abbiamo visto sacchetti, proponiamo anche la carta in bobina con un devolgitore. Questo è un altro modo, diciamo, di allestire il proprio punto vendita. Ovviamente rimane pulito, ordinato, e si può scegliere il formato più adatto per il prodotto che deve essere confezionato.
il packaging è sempre il medesimo salva freschezza con le caratteristiche appunto dei precedenti, tutto riciclabile nella carta. Altra linea che affianca la linea salva freschezza per frigo e freezer è la linea antigrasso là. Oggi sempre più non solo i supermercati ma anche le macellerie, le salumerie hanno la parte gastronomia. Prima Andrea ci ha fatto vedere quell'ultima foto del sacchetto molto unto. Chissà a quante persone è capitato di appoggiare sul tavolo un sacchetto con un prodotto di gastronomia unto e di sporcare la tavola o banalmente il sedile. Ecco, questo antigrasso là è un prodotto che resiste agli unti. La cosa bella, a differenza di un craft bianco, l'alone non si vede neanche all'esterno e abbiamo visto quanto è importante anche, diciamo, la parte visiva, no? Quindi non passa ma non si vede. Questo prodotto può essere realizzato in vari formati di carta o di sacchetti particolari in due grammature e serve sia per prodotti come il pollo, le patate, verdure pastellate, sia per prodotti di panificati in genere, anche con formati da passeggio, come si suol dire. Qual è un ulteriore vantaggio da non sottovalutare di questa tipologia di prodotti che hanno le dichiarazioni per poter andare in forno tradizionale, in forno microonde e con la piastra? E questo è, se prima pensiamo a quello che hanno detto i miei colleghi negli interventi precedenti, essere attenti a quelle che sono le esigenze del consumatore. Banalmente sono in ufficio, voglio riscaldare in microonde qualcosa, non ho bisogno di un contenitore, non devo sporcare nulla. Quindi con questi prodotti, con questi packaging, è possibile appunto anticipare un bisogno del consumatore. Abbiamo visto sempre packaging flessibili fino adesso, carta, sacchetti. Come non demonizziamo la plastica? Ovviamente come SEO 4 non demonizziamo quelli che sono i packaging rigidi. Sappiamo benissimo che per confezionare un liquido ci vuole tassativamente una vaschetta. Bene, ma dove possiamo utilizziamo il sacchetto, il foglio di carta? Se voi guardate questa immagine si comprende benissimo quali sono i vantaggi reali di un packaging flessibile. Salvare lo spazio non è banalmente solo e semplicemente la scatolina che noi abbiamo nel nostro punto vendita, ma in tutta la filiera. Quindi, partendo dal presupposto che la sostenibilità non è un'esigenza di tutti, ma di tanti, se parliamo di sostenibilità, dobbiamo anche vedere gli spazi che occupano i prodotti, quindi meno spazio, meno camion, meno prodotto da riciclare. Quando faccio vedere questa slide e ci confrontiamo con potenziali clienti o partner, tante volte rimangono senza parole. Un fatto accaduto in passato con un cliente importante è stato quello di vedere 50.000 sacchetti, scatole di sacchetti che occupavano una base, un 80-120 una base, e per lo stesso quantitativo di vaschette ci volevano 13 basi. Quindi lì era proprio esponenziale, si vedeva il vantaggio di un packaging flessibile quando non necessario un packaging rigido. SEO 4 che cosa fa? SEO 4, viste anche le esigenze che ha oggi il nostro potenziale cliente e il consumatore, ha racchiuso in quello che è il nostro marchio, la rosa, una garanzia di qualità. Il butcher, il supermercato, il punto vendita in generale si occupa di cosa? Di qualità di prodotto, di rendere il punto vendita pulito, ordinato,
Noi che cosa facciamo? Noi, mettendo la nostra rosa su tutti i packaging, garantiamo una tracciabilità reale del prodotto, anche se non necessario, il lotto del prodotto è stampato su ogni sacchetto e su ogni foglio. Una garanzia quindi per il consumatore che dietro a questa rosa ci sono tutte le garanzie degli enti certificati, una sostenibilità reale non solo perché produciamo i prodotti in carta, ma cerchiamo di fare attenzione su tutte quelle che sono le leve della sostenibilità e garantire che tutti i nostri prodotti siano certificati PEF che FSC, danno la garanzia al consumatore che il cliente che ha scelto per lui il packaging della rosa ha scelto un'attenzione verso la tutela e la salute del consumatore. Qui in questa immagine abbiamo messo solo alcuni dei nominativi importanti che ci hanno scelto, ma veramente annoveriamo partner che da tanti anni hanno scelto di rappresentare il loro brand attraverso il nostro packaging, perché è una scelta, abbiamo visto, fondamentale dare il packaging giusto perché possa conservare l'alimento, perché l'importante non è solo acquistarlo bene, ma gustarlo nel modo corretto. Quindi alcuni nominativi, ma tantissimi altri. Come team della Rosa, che il nostro team sono i nostri esperti in SEO4 di qualità, di marketing commerciale, siamo veramente, ovviamente a disposizione non solo per ulteriori dettagli, ma per delle campionature, perché al di là di quello che noi abbiamo raccontato, bisogna testare realmente se quanto diciamo rispetta e è la realtà. Io ho finito il mio intervento. Grazie. Allora, grazie Silvia, un intervento molto ampio che ci ha spiegato, che ci ha fatto vedere quali sono tutte le possibilità che siete in grado di fornire alle diverse esigenze. Stavo guardando un po', ma mi sembra che siamo di fronte, come dire, a un pubblico un po' timido e non le trovo neanche più, molto bene. Allora, diciamo, rompo io il ghiaccio e allora, abbiamo sforato di soli 5 minuti, per cui, come dire, siamo perfetti. Però volevo fare una domanda sia, diciamo, ai due retailer, sia a Paola Pavanini che ad Andrea Laganga. Voi siete tra gli utilizzatori di questi prodotti che sono stati forniti, che vengono forniti e messi a punto e selezionati da SEO4. Quali sono stati i vantaggi che voi avete riscontrato in questo utilizzo in termini sia di personalizzazione sia di favore da parte del consumatore, se le ce le portate, se ce le potete raccontare, e poi anche che spunti possiamo dare ulteriormente per adattare ancora meglio questi prodotti alle esigenze del consumatore di domani? Ma se posso, parto io. Prego, Andrea. Allora, cioè, siccome un uomo in minoranza, siamo cavaliere. Grazie, grazie, gentilissime, eh? Gentilissime. Prego. Grazie, regia, grazie. Utilizzare questi prodotti sicuramente. Il vantaggio c'è, cliente soddisfatto. Soddisfatto perché oltre a ringraziarti del prodotto, della cura, della qualità che ogni giorno cerchi di offrirle, quando ti dicono il tuo prodotto si sente che è fresco, in più è durato molti giorni, io so che quel grazie del cliente un po' lo devo anche a prodotti di confezionamento, perché okay. Sì, io fo di tutto per scegliere un'ottima qualità e freschezza, però so anche che il mantenerlo a casa non è sempre così scontato,
Vuoi frigoriferi sovraccarichi, vuoi frigoriferi che funzionano un po' così e cosà, il packaging sicuramente dà il loro contributo a mantenere freschissima la qualità del prodotto. Se posso dare uno spunto per le prossime tavole rotonde, Prego. secondo me importantissimo è la formazione che dobbiamo Bravo. avere nel momento della vendita, quindi la conoscenza del prodotto packaging, perché io lo devo saper spiegare Ai come va consumatori. utilizzato, cioè non è che la E gente lo certo. prende e lo mette in frigorifero, io devo spiegargli quali sono i vantaggi e perché io glielo incarto in questo packaging e quindi allora così otterrò il vero valore aggiunto del prodotto a 360 gradi. Quindi bisogna spendere due parole con il cliente finale e spiegarlo il motivo del packaging. Ok, ecco, per un'organizzazione diciamo più complessa. Il punto è anche Insieme alla quello di fare. fornitura del packaging, un corso di formazione. Certo, perché serve cioè serve per tutti gli addetti. Penso a quello Certo. che ci dirà Paola Pavanini. Il problema è anche quello di formare i diversi addetti e spiegare che quello. Altrimenti diventa solo la spesa, un mero costo. Sì, cioè, quando sentivo Silvia che spiegava che il prodotto, cioè quel packaging può essere utilizzato e riutilizzato perché non posso usare tutto, posso metterlo in freezer. Non so se lo posso addirittura, mi pare di aver capito che lo posso mettere addirittura anche In nel microonde ci sono. microonde, oppure posso utilizzare Quell'altri, la parte sì, del alcuni contenitore prodotti. grasso, perché la linea salva freschezza è di Abril, frigo freezer. Quando parliamo là, invece, l'Olean antigrasso, forno microonde, forno tradizionale e piastra, che anche questo non è da sottovalutare perché pulire Certo. la piastra e anche la contaminazione di prodotti diversi, di alimenti diversi, è una difficoltà. Quindi vado No, anche a questo coprire questa sicuramente, difficoltà. però diciamo io come consumatore, se non mi viene spiegato, per me rischiano di essere, come dire, carta che non so bene come utilizzare. Quindi tutte queste specializzazioni molto verticali sono perfette, però sono molto d'accordo con Andrea quando dice che c'è qualcuno che al consumatore lo deve spiegare, perché altrimenti non so, non capisce. Paola, qual è la tua esperienza nel punto di vendita? Che cosa vedi che si può fare per contribuire a sviluppare un'educazione adeguata, io direi. Beh, sicuramente l'abbiamo detto anche prima, la comunicazione dell'addetto nei confronti del cliente è importante. È importante raccontare il prodotto che stiamo vendendo perché lo conosciamo, allo stesso tempo è importante, comunicare al cliente, quindi la vedo come una sorta di formazione condivisa fra la formazione che riceve l'addetto e la formazione invece da fare nei confronti del cliente per spiegargli come conservare e quasi per assurdo il perché, abbiamo scelto quel tipo di confezionamento. Sono d'accordo, ce lo dice il conto economico, il materiale di confezionamento è un costo. Ma dipende poi che lavoro, che mestiere decidiamo di far fare a questa voce di costo. Per cui se lo decidiamo di tramutare in comunicazione, forse riduciamo i costi di marketing, ma scherzi a parte, è vero, è una voce di costo, è una voce di costo che dobbiamo mantenere comunque sempre in equilibrio fra quelli che sono i costi e quelli che sono i benefici. Il feedback del cliente soddisfatto è indubbiamente il beneficio del materiale di confezionamento. Su Quindi questo insomma io sono diventa un estremamente investimento d'accordo. di fatto, cioè se il consumatore è contento, torna ed è fidelizzato e fa i complimenti, Dobbiamo farlo, sì. spiegato, diventa un investimento che vale la pena di affrontare. Tanto nel banco Sicuramente sì. servito mi pare di capire dove diciamo, la relazione con il cliente addetto è più facile, quanto nel rapporto, cioè nel mondo del self-service. Dove lì la comunicazione, come la raccontavi prima, diventa più importante perché se sono da solo. Ancora più importante, mancando quel rapporto che diretto diventa un rapporto indiretto col prodotto, non avendo questa
interlocuzione diretta con l'addetto vendite, nel caso del mondo self-service, lì diventa ancora più importante la comunicazione. Comunicazione non solo del packaging, quindi certo. Il packaging può fare una parte di comunicazione, l'altra parte di comunicazione è chiaro che la deve fare poi l'azienda con quelle che sono le strategie di marketing, di comunicazione, le politiche commerciali, ma non togliendo mai il ruolo di protagonista al prodotto. Aggiungo solamente un'altra cosa, abbiamo parlato di addetti vendite e quindi non dimentichiamoci quanto la praticità del materiale di confezionamento è Perfetto. importante per gli addetti vendita. Più difficile trasmettere comunicazione per la carne o per i salumi? Uguale, può essere. È difficile in generale, nel senso che dobbiamo sicuramente abituarci tutti di più a parlare. Prima Andrea, spippolare si usa anche nel mio dialetto emiliano quando si dicono le cose sottovoce. Abbiamo purtroppo iniziato ad utilizzare in maniera veramente massiccia, quasi spropositata, un po' di canali di comunicazione diversi da quelli che sono la parola, quindi sicuramente una comunicazione a qualsiasi livello deve essere, secondo me, per chi fa il nostro mestiere, per chi deve parlare, deve raccontare, deve confrontarsi col consumatore. La comunicazione è un grandissimo tema, la comunicazione è cultura, quindi dovremmo affrontarla. Va bene. Senti, proprio perché è stato posto anche il tema sostenibilità, packaging, costo, diventa investimento, volevo, diciamo, chiudere, siamo fuori di 10 minuti, ma come dire, credo che i nostri interlocutori ci perdoneranno. Silvia, tu hai parlato di sostenibilità. La sostenibilità è sicuramente un must oggi, ma spesso le viene attribuito di essere costosa. Il packaging sostenibile è, come dire, un po' forse costoso per definizione, però tu ci hai raccontato in altra occasione la differenza tra biodegradabile, compostabile e riciclabile. Quindi, quanto l'utilizzo di queste nuove tecnologie, di questi materiali, può aiutare sia la sicurezza sia a mantenere dei costi, diciamo, che sono più accessibili, specialmente in un'epoca così complicata come quella di oggi, dove la parola è convenienza, il carrello tricolore, signori, insegna, come affrontare il packaging. A te la parola, Silvia. Allora, Marina, come la parola sostenibilità, anche queste parole sono abusate un po' da tutti quanti. Allora, noi da sempre abbiamo preso in esame la produzione di packaging che fossero riciclabili, perché se noi parliamo di monouso è comprensibile che debba essere biodegradabile e compostabile, ma quando parliamo di imballaggi flessibili di pura cellulosa, quindi a contatto per alimenti, che possono essere riciclabili, vuol dire che quel prodotto per 6-7 volte dà vita a nuovi e ulteriori oggetti. Quindi, se vogliamo essere sostenibili, lo dobbiamo essere fino in fondo, non che abbatto un albero, carta, sacchetto e poi lo butto nel compost. Non entriamo Certo. poi in questo vortice perché ci facciamo male, visto che in Italia non siamo proprio messi così, ma se pensiamo anche ai mercati esteri, loro sono sempre stati più avanti rispetto al, cioè, riciclabile rispetto al compostabile. Poi collegandoci a quello che diceva anche Paola prima, la comunicazione. I nostri packaging a volte vengono definiti degli alberi di Natale, tra virgolette, perché cerchiamo di mettere più comunicazione possibile proprio per il consumatore finale. Il fatto, per Ok. esempio, che
abbia il forno a microonde con quanti dati, la temperatura, eccetera. Noi cerchiamo di dare queste informazioni. Il discorso del lotto sul singolo sacchetto, sul foglio, anziché solo sul cartone, come sarebbe sufficiente. Cioè tutte queste informazioni lo facciamo sempre di più perché riteniamo che il consumatore oggi meriti rispetto. Ricordo 3 anni fa abbiamo realizzato dei sacchetti flyer per la fiera, anziché fare solo le brochure abbiamo detto facciamo un sacchetto parlante che dia tutte quelle comunicazioni. Beh, noi siamo stati i primi ad essere sorpresi che i nostri partner clienti hanno ordinato quel prodotto per venderlo, perché hanno detto aiutiamo il negoziante, il dettagliante a comunicare, perché il sacchetto raccontava tantissimo e siamo arrivati già alla seconda o quasi terza edizione, perché nel tempo abbiamo sistemato e dato le ulteriori comunicazioni, l'abbiamo fatto anche in lingua proprio perché è utilissimo. Ecco. Poi parliamo di sostenibilità proprio per fare in modo che il costo si trasformi in un investimento. Ricordiamoci che il 96% attribuisce il merito al packaging della riduzione dello spreco alimentare. Sì, perché, certo, brava. Pensiamo per esempio al prosciutto cotto piuttosto che alla mortadella, comunque a determinati. Sappiamo benissimo che per mangiarli come appena tagliati dal nostro salumiere, se non sono confezionati in un packaging salvafreschezza, questo non è possibile. Cioè, che sia un salvafreschezza di SO4 o un salvafreschezza di un mio competitor, ma è l'unico modo per evitare lo spreco alimentare. Quindi, per ricondurre alla sostenibilità, la sostenibilità è un insieme di fattori e per essere veramente sostenibili dobbiamo rispettare tutti quelli che sono i canali, dalla scelta delle aziende che producono rispettando banalmente taglio meno alberi di quelli che pianto, tra virgolette in maniera molto, molto banale, ok? Riciclo, do la possibilità di riciclare il prodotto e do dei contenitori che mi permettano di salvare la freschezza dell'alimento, fondamentale. Ecco. Perfetto. Chiudiamo con Valeria, che ci ha parlato del packaging del futuro. Chiudiamo con 3 parole che caratterizzeranno il packaging di domani, dai. Così salutiamo per tutti. Grazie per le 3 parole, facile. Allora, tre digitale. Parole. Digitale, facile ovviamente, ma più che digitale secondo me interattivo. Perfetto. Al servizio. Perfetto. Efficace, nel senso attrattivo. Bello. Attrattivo, bello. Quindi abbiamo detto, prossimo packaging per tutti deve essere interattivo, efficace Al servizio, cioè deve rispondere alle esigenze dei consumatori. Perfetto, quindi questi sono i temi che svilupperemo quindi la prossima volta, perché saremo, come dire, il futuro è già qui. Signori, grazie mille del tempo che ci avete dato, dei vostri interventi e delle vostre opinioni su quello che è il packaging di domani nel mondo delle carni e dei salumi, opportunità o costo, ognuno ha, come dire, gli strumenti a questo punto per capire da che parte pende l'ago della bilancia. Per chi vuole materiali e risentire il webinar nel caso non l'abbia sentito, ci sono tutti gli strumenti, nei prossimi giorni ci sarà un articolo e ci rivediamo per un altro settore. Marina, Silvia, prego. Marina, dimmi. Posso aggiungere una cosa perché magari non sono stata chiara. 4-5 anni fa, quando ci siamo posti sul mercato con questi prodotti, abbiamo creduto subito su quello che era la riciclabilità, mentre il mondo parlava di compostabilità e biodegradabilità. Oggi in Italia siamo i primi riciclatori in Europa, quindi vuol dire che avevamo scelto la strada giusta, ecco perché magari parlando non avevo dato la comunicazione corretta, ecco che non passi che oggi in Italia, perché siamo bravissimi,
sul riciclare, ecco. Diciamo che come SEO4 abbiamo fatto questa scelta in tempi non sospetti, ecco. Diciamo, avete avuto una buona visione. In quei 4 secondi, papà, avete Abbiamo capito. Avete creduto, creduto. perfetto. Perfetto. Allora, grazie a tutti di nuovo, buon proseguimento e alla prossima occasione. Grazie. Grazie.